ciclo di conferenze dedicato a Don Chisciotte. Perché? Intanto perché Don Chisciotte è una figura estremamente interessante per la nostra epoca, è una figura che ha travalicato le epoche, è una figura che spesso è stata descritta come il simbolo dell'idealismo, insomma, dei sognatori, ma in realtà noi vorremmo raccontare appieno e approfondire su questa figura. È una di quelle più utilizzate oggi nella fantasia, ma non solo, anche per fare semplicemente usare delle metafore, paragoni. È un simbolo della società, è un simbolo della lotta contro e con il progresso, è il simbolo di una conflittualità tra giovani, vecchi, tra nuovo, vecchio. È un simbolo della conflittualità, è un simbolo importante. Noi abbiamo deciso di costruire questa serie di iniziative che partiranno praticamente questo fine settimana, da venerdì da sabato, con la presentazione, insomma, della mostra a Palazzo Pretorio alle 17, fino ad arrivare poi alla fine di gennaio, il 28 di gennaio, con l'organizzazione di un balletto al Teatro Garibaldi in collaborazione con Figline Danza. Quindi tante iniziative, tra cui una conferenza dedicata proprio alla figura letteraria, insomma, e culturale di Don Chisciotte, tante iniziative per approfondire questo personaggio in un'epoca che ha bisogno, insomma, sì, di idee, ha bisogno di sognatori, però ha bisogno anche di concretezza.